Il papà prende dell'acqua saponata per lavare la macchina. Il papà lava il tettuccio. Oh! La mamma lava il cofano. Oh. Peppa lava gli sportelli. Giorgio vorrebbe lavare i finestrini. Ma è troppo piccolo. Povero George. Lascia che ti aiuti. Oh no, a George è caduta la spugna in una pozzanghera. George, stai infangando di nuovo tutta la nostra macchina. Lo tolgo io il fango. No, Peppa, non usare! Quell'acqua è sporca. Oh no, Peppa ha buttato tutta l'acqua sporca sulla macchina. Non importa, possiamo usare il tubo del giardino per pulirla di nuovo. Sì, sì! Posso tenere io il tubo? Peppa tiene il tubo e il papà apre l'acqua. L'acqua non arriva. Smettila! Scusa, mammina. Papà, chiudi subito l'acqua, per favore. Sì, la chiudo. Poveretti, sono tutti bagnati. Almeno la macchina è lavata. Ci siamo tutti lavati. A George è simpatico il ragno. E al ragno è simpatico George. Peppa adora giocare con il mini servizio da tè. Dove sono tutti i biscotti al cioccolato, papà? Ieri il pacco era ancora pieno. Oh, mi dispiace, mamma. Si vede che li ho mangiati tutti. Papà cattivone. George mette a dormire il ragno. Notte. George, si può sapere che fai? Devi aiutarmi a servire il tè alle bambole. Aiuto! Papà! C'è un ragno nella mia camera da letto! Non preoccuparti, Peppa. Per favore, papino, fallo andare via, ti prego. Non è il caso di spaventarsi. Ciao, George. Per caso hai visto un ragno? Mi fa tanta paura. Fallo andare via, ti prego. Non c'è alcun motivo di avere paura, Peppa. I ragni sono bestioline molto piccole e non ti possono fare del male. Ma non ti preoccupare. Papà te lo porterà via dalla stanza. È abbastanza grandicello, però. È meglio che chiami la mamma. Mamma! Buongiorno, Mr. Zampepini. Peppa sta prendendo coraggio. Gli piace proprio stare nella casetta delle bambole. Allora, bambini, papà mi ha raccontato che avete trovato un ragnetto. Lo porto fuori dalla stanza così potete riprendere a giocare. Mamma, vieni! Ti presento Mr. Zampefini, carino, vero? Ah! Mr. Zampefini è bello grosso, però! A Peppa e a George il ragno è simpatico. Notte! George mette a dormire il ragno. George, aspetta, vuole un po' di tè. Non ha voglia di andare a letto a quest'ora. Hai fame, vero, Mr. Zampefini? Peppa, George, mettetevi i giubbotti salvagente, coraggio! Quando Peppa e George sono sulla barca del nonno, devono indossare i giubbotti salvagente. Su questa imbarcazione sono io, il vostro capitano. Signor sì, capitan nonno. Signor sì, capitan nonno. Se Capitan Nonno vi ordina di fare una cosa a bordo della sua barca, dovete farla immediatamente. Ammesso che non si tratti di una sciocchezza. Capitan Nonno non dice mai sciocchezze, ricordatevelo. Signor sì, agli ordini, signor Capitan Nonno. George, alzare la bandiera. Peppa, suonare la campana. Signor sì, Capitan Nonno.
E tu, nonna, prendere il timone. Signor sì, signor capitano. A tutta velocità! A tutta velocità! Forse dovresti andare un po' più lento, sai, nonno? Hai perfettamente ragione, nonna. Se vado troppo veloce, consumerò tutto il carburante. Nonno, che fai? Lo sai che mi diverto di più quando andiamo veloci? Non ti preoccupare, Peppa. Faremo una bella corsetta più tardi. Guardate, là c'è un'altra barca. Lui è il nonno di Danny e ha portato Danny a fare una gita sul fiume. Buona giornata, caro vecchio marinaio! Buona giornata a te, vecchio nonno Pig! Ciao, Danny Cane! Ciao, Peppa Pig! Il nonno di Danny è il migliore amico del nonno di Peppa. Lo sai, mi stupisce che la tua vecchia carcassa non sia ancora andata a fondo. A occhio e croce sembra quasi vecchia quanto te. Questa vecchia carcassa va molto più veloce del secchiello arrugginito con cui tu vai in giro. Lo vedremo, vecchio lupastro di mare. Io ti sfido. Preparati a perdere, porcellino di mare. Senza gli occhiali, Papà Pig non riesce a leggere il giornale. Questo è assolutamente ridicolo. Non riesco a vedere proprio nulla. Qualcuno deve aver messo i miei occhiali da qualche parte. Non ti ricordi dove li hai messi l'ultima volta, Papà Pig? Quando non li indosso per leggere, li metto sempre in una tasca. Ma stavolta lì non ci sono. Papà, senti, possiamo aiutarti noi a cercare gli occhiali? È un'ottima idea, Peppa. Se riuscite a trovarli, Papà Pig non sarà più così nervoso. Io non sono affatto nervoso. Peppa e George vanno alla ricerca degli occhiali di Papà Pig. Peppa guarda sotto il giornale, ma gli occhiali di Papà Pig non ci sono. George guarda sopra il televisore, ma gli occhiali di Papà Pig non sono neanche lì. Guardiamo di sopra nella camera da letto di mamma e papà. Peppa e George vanno a cercare nella camera da letto dei genitori. George, mi raccomando, fai attenzione a non rompere niente. Ah! Non lo trovo affatto divertente. Peppa guarda sotto i cuscini, ma gli occhiali di Papà Pig non ci sono. George guarda nelle pantofole del papà, ma gli occhiali non sono neanche lì. Andiamo a guardare se sono nel bagno. Peppa e George vanno a guardare nel bagno. Gli occhiali non sono nella vasca. Gli occhiali non sono nel water. È troppo difficile trovarli. Oh! E all'interno di questa mela ci sono degli altri semi. Per far crescere altri alberi di mele. Esattamente, Peppa. Nonno, nonno, ti prego! Anch'io voglio piantare un seme. Ti va di piantare un seme per far crescere delle fragole? Sì, tantissimo! Ah, questo piccolo seme diventerà molto presto una pianta di fragole deliziose. Per prima cosa, devi fare un buchino nel terreno. Poi devo mettere il seme lì dentro e ricoprirlo con la terra. Vuoi che lo annaffi io per te, piccola? No, nonno, voglio annaffiarlo da sola. Molto bene. Adesso aspettiamo che il semino germogli. Peppa e George aspettano che il seme cominci a germogliare. Non sta succedendo niente, nonno. Dovrai essere un po' paziente, Peppa. Il seme ci metterà molto tempo a germogliare. Peppa, George, è ora di tornare a casa. Ma stiamo aspettando che la mia pianta di fragole cresca, mamma. Volevo mangiare le fragole per merenda. Non ti devi preoccupare. La prossima volta che verrai, il seme sarà diventato una bella piantina. E noi ci mangeremo le fragole allora. Certamente. Andiamo, Peppa. Ci vediamo presto, nonno.
Ci vediamo presto, fragole. Nonno Pig si prende cura della pianta di fragole di Peppa. Dopo qualche tempo, Nonno Pig vede spuntare una piantina. Giorno dopo giorno, la pianta diventa sempre più grande, finché Nonno Pig trova una cosa molto speciale. Le fragole! Peppa si ammira allo specchio. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Sei tu la più bella, Peppa! Miau! Ciao, ciao, Peppa! Ciao, ciao! Io sono la principessa delle fate! Io sono una strega! Miau! E ho con me la bacchetta magica! Guarda, ho la bacchetta magica anche io! Io posso trasformarti in un rospo! Se voglio, posso trasformarti io in un rospo! Dinosauro! Oh no, George ha paura della sua immagine riflessa. Oh, che sciocchino, George, non piangere, sei tu quello riflesso nello specchio. Allora, è arrivato il momento di decidere chi di voi indossa il costume più bello. Ci serve un giudice. Visto che la festa è di Peppa, forse può fare lei il giudice. Lo faccio io faccio il giudice. Papà, cosa fa il giudice? Semplice, il giudice decide chi ha il costume migliore. Oh, benissimo! Peppa deve scegliere il costume migliore. Susie, posso vedere il tuo costume, per favore? Io sono l'infermiera Susie e faccio guarire gli ammalati. Molto bene, infermiera Susie. Adesso Danny Cane. Io sono un pirata, vento in poppa marinai. Candy Gatto. Miau. Sono una strega, posso trasformarti in un rospo. Ma io sono una principessa delle fate e trasformo te in un rospo. Bambine, bambine. Scusa, mammina. A chi tocca ora? Io sono un pagliaccio. Davvero divertente. Tu chi sei, Rebecca? Io sono una carota. Molto carina. E il mio fratellino George, invece, è uno spaventoso dinosauro. Tutti i vostri costumi sono molto belli. Evviva! Questo è l'abito della regina. È molto, molto carino. Guarda, Peppa, questa è la corona d'oro. Accipicchia! Che oggetti meravigliosi! Mammina, ma dov'è il televisore della regina? Non avevano il televisore a quei tempi. Oh, non avevano la televisione? Però avevano i computer, vero? No, non avevano nemmeno i computer. E che cosa facevano tutto il giorno? Mammina, se io fossi una regina, mi metterei a mangiare tutte le fette di torta che voglio. Peppa immagina di essere una regina. Squisita! Gradisce qualcos'altro, regina Peppa? Sì, altra torta, per favore. Ma certo. Andiamo, coraggio. Arrivo, papà. Papà, io sono la regina Peppa e tu ti devi inchinare quando parli con me. Oh, sono terribilmente dispiaciuto, vostra altezza reale. E tu chi sei adesso? Io sono il tuo papà. Deve essere una cosa molto interessante. Sì, è una cosa molto interessante. E che sala è questa? Questa è la famosa sala del dinosauro. La sala del dinosauro? George, hai sentito? Questa è la sala del dinosauro. Dinosauro! E dov'è il dinosauro, papà? Da qualche parte nella sala. Veramente qui non lo vedo. Quindi deve essere molto, molto piccolo. In realtà Peppa è molto, molto grande. Accipicchia! Questo è lo scheletro di un vero dinosauro, ragazzi miei. Dinosauro! Mamma Pig e Peppa sono nel negozio di scarpe della signorina Rabbit. Signorina Rabbit? Buongiorno, signora Pig. Per cortesia, vorremmo comprare delle scarpe nuove a Peppa.
Scarpe rosse! Ti troverò delle scarpe nuove bellissime, Peppa. Le vorrei rosse, per favore. Ma certo, come queste? Caspita! Scarpe nuove rosse! George e Papà Pig giocano a dama. Oh, ottima mossa, George. Papà, papà! Guarda le mie scarpe nuove! Sono rosse! Sono bellissime! Rosso fuoco! Mamma, ti piacciono le mie scarpe nuove? Sì, Peppa, ti danno un'aria molto elegante. George, ti piacciono le mie scarpe nuove? Le scarpe nuove di Peppa piacciono a tutti. Le mie scarpe nuove mi piacciono talmente tanto che se potessi non me le toglierei mai e poi mai. È l'ora del bagnetto. Peppa non vuole togliersi le scarpe nuove neanche per fare il bagno. Peppa si è messa il pigiama e indossa ancora le scarpe nuove. Peppa non vuole togliersi le scarpe nuove neanche per andare a letto. Peppa, sei sicura di non volerti togliere le scarpe? Non le voglio togliere mai più, mamma. D'accordo, va bene. Buonanotte, piccoli miei. Buonanotte, mamma. Buonanotte, papà. Buonanotte e sogni d'oro a tutti e due. È piovuto per tutta la notte e ora il giardino è molto bagnato. Mamma Pig indossa le galosce. Papà Pig indossa le galosce. George indossa le galosce. Peppa indossa ancora le scarpe nuove. Probabilmente dovrei fare un po' di ginnastica. Sì, papà caro. Beh, inizierò da domani. Caro, se vuoi farlo davvero devi iniziare subito. Oh. Sta tranquillo, papà. Sarò la tua allenatrice. Oh, va bene. Peppa, hai il compito di rimettermi in forma. Da cosa cominciamo? Prima devi fare un po' di flessioni a terra, vai. Facile. Uno. Due. Molto bene, papà. Ora devi farne come minimo 155. 155? Certo! Avanti, bambini, aiutatemi a preparare il pranzo. Vi do una mano anch'io. No, papino, tu devi fare 155 flessioni, ricordati. Oh, uno, due. La mamma, Peppa e George sono in cucina a preparare il pranzo, mentre il papà non ha ancora finito le flessioni. Papà se la sta cavando molto bene. 10. Sì. 11, speriamo solo che non sia troppo 12, duro per lui. Vado a controllare. 13. 14. 15. 16. 17. Papà! Sei un imbroglione! Dovevi fare le flessioni a terra, però. Oh! C'era un programma interessante in televisione. Brutto cattivone. Può darsi che papà abbia più successo a pedalare sulla mia vecchia cyclette. Ah, mi sembra un'ottima idea. Così potrò pedalare e contemporaneamente vedere la televisione. È un'impresa impossibile. Questa cyclette è troppo rumorosa. Non si sente la televisione. Dobbiamo trovare un esercizio adatto a te. Ideona! Puoi farti un bel giro sulla mia biciclettina. Giusto! Penso che una bella boccata d'aria ti farebbe bene. Il papà sta per fare un giro sulla biciclettina di Peppa. Papino, quelli sono i pedali. Qua ci sono i freni e questo è il campanello. Sì, sì, grazie, Peppa, lo so. Ciao, ciao! Ma cosa sta succedendo là sopra? Che cos'è tutto questo chiasso? E guardate che disordine che c'è sul pavimento. Qualcuno potrebbe scivolare e farsi male. Qualcuno è già scivolato e si è già fatto male. Oh no, povero tesoro. Avanti, bambini, è ora di mettere in ordine la stanza. Mamma mia, noi stavamo giocando a bambole e dinosauri, però. Potrete riprendere a giocare quando avrete messo in ordine. Ma è stato George a mettere in disordine. Ne sei proprio sicura? E questa deve essere una delle magliettine di George, immagino. No. Beh, sicuramente anch'io ho messo un po' in disordine. Va bene, io aiuto George ad ordinare e la mamma aiuterà Peppa. Possiamo fare una gara, maschietti contro femminucce. È un'ottima idea, vediamo quale squadra finisce prima. Pronti ai posti, via!
Vinceremo noi. Ma neanche per sogno. Ecco. Oh, e questo che cos'è? Ciao Teddy, è da tanto che ti sto cercando. Presto Peppa, metti Teddy nella cesta dei giocattoli. Ecco fatto. E adesso tocca ai libri. Così è molto meglio. E qui che cosa c'è? Dinosauro! Proprio così. Questo è un libro sui dinosauri. È uno dei libri animati di George. Questo è il feroce Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex! Molto bene. E questo invece è un brontosauro. Brontosauro! Sì! E questo deve essere un triceratopo. Ticitopo! Sei bravissimo, George! Perfetto! Adesso il singhiozzo è sparito. Il rimedio di Peppa per il singhiozzo non ha funzionato. George, hai sbagliato tutto, come sempre. Conosco un modo migliore per farti passare il singhiozzo. Prima di tutto devi saltare su e giù per 3 volte con una gamba sola. Adesso devi muovere le braccia su e giù in questo modo e tirare fuori la lingua così. E per finire, devi chiudere gli occhi e girare velocemente su te stesso per almeno 3 volte. Anche l'altro rimedio di Peppa non ha funzionato. Giorgia ha ancora il singhiozzo. Ora so cosa fare per curare il singhiozzo. Bisogna spaventare per bene il maialino che ne soffre. George, ascolta, ora ti metterò un po' paura, ma devi ricordarti che è solo un gioco e che questo ti farà passare il singhiozzo. Ricordati bene che sto per spaventarti solo per finta. Peppa, lo sai che non devi giocare in questo modo con George, è ancora piccolo. Scusami, mamma, ma stavo cercando solo di fargli passare il singhiozzo. Il singhiozzo di George è passato. Ecco che arriva Papà Pig con 2 bicchieri di succo di frutta. George, se bevi troppo in fretta il tuo succo, ti verrà di nuovo il singhiozzo. Dato che io non sono piccola come George, posso bere il mio succo di frutta velocemente se voglio farlo. Anche la tua è una bici da bambini piccoli, Peppa. Guarda, hai ancora le rotelle attaccate. Io so andare in bicicletta senza le rotelle. Anch'io lo so fare. Anch'io. Avanti, torniamo tutti sulla collina. Vieni con noi, Peppa. No, penso che sia meglio se resto qui. Ci vediamo dopo, Peppa. A dopo. Peppa vorrebbe togliere le rotelle dalla bicicletta. Papà, io non voglio più avere le rotelle alla mia bicicletta. Credi davvero di poterne fare a meno? Certo. Va bene, Peppa. Adesso le togliamo. Papà Pig toglie le rotelle dalla bicicletta di Peppa. Sei sicura di voler andare in bicicletta senza le rotelle? Certo! Non l'hai mai fatto prima d'ora? Posso farcela, mamma, posso, posso! Questo non è divertente, George! Andare in bicicletta senza rotelle non è semplice. Vuoi che ti aiuti io, Peppa? Sì, per favore, aiutami! D'accordo, piccola. Pronti? Partenza! Via! Non lasciarmi da sola, papà! Non devi preoccuparti, ti tengo io! Stai andando davvero molto bene, Peppa! Vai piano, papà! Continua solo a pedalare! Peppa sta andando da sola, senza rotelle! Papà! Mi hai lasciato andare da sola! Stavi pedalando da sola da un secolo ormai! Davvero, papà?
Complimenti, sei molto brava, Peppa. Sul serio, mamma? So pedalare senza le rotelle. Guardatemi, guardatemi. So andare in bicicletta come i grandi adesso. Benny, Susie, Rebecca. Guardatemi, guardatemi. Non mi servono più le rotelle adesso. Guardate che brava. Questi spaghetti sono veramente deliziosi. I più buoni che abbia mai mangiato. Si vede proprio che voi due siete fratelli. Uguali in tutto e per tutto. Che cosa intendi dire? Siamo completamente diversi. Io e i miei due cuginetti stiamo preparando uno spettacolo di burattini. Ottima idea! Quando è pronto, chiamateci! Ci vediamo dopo! Uno spettacolo di burattini? Sembra divertente. Ho il tempo di mangiare ancora un po' di spaghetti. Ne vorrei anch'io un'altra porzione. Lo spettacolo di burattini sta per cominciare. Buongiorno, io mi chiamo Chloe. Io invece mi chiamo Peppa. Oh, è un dinosauro! Un dinosauro spaventoso! I miei complimenti, siete molto bravi! Bravi, Bis! Io sono lo zio Pig. Ciao, zio Pig! Buongiorno, Peppa! Ti assomiglia moltissimo. Ho paura di essermi riempita troppo la pancia oggi. Ma che bella mangiata! Zio Pig, anche oggi crollerai a dormire e ti metterai a russare come sempre? Che cosa intendi dire? Mio padre dice che dopo pranzo crolli sempre addormentato e russi ad alto volume. Così, guarda. Tuo padre ha ragione, è vero che russo così. Che ti avevo detto, caro? Non avresti dovuto dire quelle cose dello zio. Io non penso proprio che il papà e lo zio ti stiano ascoltando, cara. Il papà e lo zio si sono addormentati. Si vede proprio che sono fratelli. Cosa è successo? Lo spettacolo di burattini è già iniziato? Susie Pecora, Danny Cane e Rebecca Coniglio sono sullo scivolo. Peppa, invece, è sull'altalena. Mamma, mamma, per favore mi spingi? Sei pronta, cara? Sì, voglio arrivare fino in cielo! Ancora più in alto, mamma! George vuole andare in altalena. Adesso tocca a te, George. Tieniti forte. Voglio spingerlo io, George. Però spingilo dolcemente, Peppa. Sì, mamma. Tieniti forte, George. Oh, no. Peppa ha spinto George troppo forte. A lui non piace andare così in alto. Peppa, lo sai che George soffre un po' di vertigini? Scusami tanto, George. Vieni, andiamo a fare le acrobazie. Ci sono anche Susie e Danny. Ciao, ragazzi. Ciao Peppa. Mi butto. Non lo fate per niente bene. Ora vi faccio vedere io come si va sul copertone. Fatevi indietro. Pronti? Ai posti? Via! Guardatemi tutti! Volo come una rondinella! Non riesco più ad uscire! Peppa è incastrata nel copertone! Non c'è niente da ridere, capito? A me sembra abbastanza divertente! Dovremo tirarti fuori. Gli amici di Peppa l'aiutano a liberarsi. Papà, scusa, sei sicuro che George sia abbastanza grande? Vedrai che andrà tutto bene. D'accordo, allora può venire con me. Ciao, ciao, piccoli.
La maestra bada ai bambini dell'asilo. Ciao a tutti! Vi presento il mio fratellino. Si chiama George. Benvenuto tra noi, George. Piacerebbe tanto anche a me avere un fratellino come George. Davvero, Susie? Ciao, George, io sono Danny Dog. Quello che hai portato è un dinosauro. Si tratta solo di un dinosauro giocattolo. Dinosauro! Sei proprio bravo, George. Dinosauro! Dinosauro! Oh, è davvero spaventoso quel mostro! George è simpaticissimo! George è il mio fratellino piccolo. Lui è davvero simpaticissimo. Peppa è orgogliosa del suo fratellino George. Che ne dite se ora mostriamo a George come dipingiamo i quadri? Maestra, lui non è molto bravo a dipingere. Allora forse potresti aiutarlo tu. Certo, io sono molto brava. Gli voglio far vedere come si dipinge un fiore. George, adesso voglio insegnarti cosa devi fare se vuoi dipingere un fiore. Per prima cosa devi fare un grande cerchio sul foglio. No, George, quello è il colore sbagliato. Ora devi dipingere i petali del fiore. George! Peppa si sta divertendo un po' troppo a prendere in giro George. Peppa, scusa, stai prendendo in giro George? No, mamma, davvero, gli stavo solo insegnando come si gioca a palla. Oh, davvero? Conosco un gioco che insegnerà a George come fare. Si chiama Maialino al centro. Peppa, tu devi prendere la palla e metterti lì. E tu, George, devi rimanere dove sei. Bene. Voi dovrete tirarvi la palla a vicenda e io dovrò fare di tutto per prenderla. Io sono il maialino al centro. La mamma è il maialino al centro. Prendi la palla, George. Oh, l'ho mancata. George ha afferrato la palla. Urrà! Perfetto, George. Ora devi tirare tu la palla a Peppa. Oh, prova di nuovo. Oh, prova di nuovo. George non riesce a tirare la palla oltre Mamma Pig. Coraggio, George, lancia la palla verso di me. Oh! Che sciocchino che sei. Lo so fare anch'io così. Peppa vuole copiare George, ma è troppo grande ed è rimasta incastrata. Ho preso io la palla, Peppa. Adesso tocca a te fare il maialino. George, prendi la palla. Urrà! L'ho presa! George, ora tocca a te fare il maialino. Prendi la palla, George. Afferra la palla, George. Prendila, George. George, prendila. George, io non voglio dormire. Restiamo svegli tutta la notte, così vedremo la fatina dei dentini. La fatina dei dentini è in ritardo. Oh. La fatina dei dentini ci mette molto ad arrivare. Ma dov'è la fatina dei dentini? Cos'è questo rumore? Sarà la fatina dei dentini. George, lo senti anche tu? Oh, George! Ah, quel rumore era George. Era così stanco che si è addormentato. George non è poi così bravo a rimanere sveglio, ma io invece ce la farò. Sarò sveglia tutta la notte e vedrò la fatina dei dentini. Io non mi addormento. Oh.
La fatina dei dentini è arrivata. Ma Peppa dorme. Ciao, Peppa. Ti piacerebbe una moneta luccicante in cambio del tuo dentino? Oh, che bel dentino pulito! Grazie, Peppa, e buonanotte! Peppa, George, svegliatevi, è mattina! Chi è? No, io non stavo dormendo! È venuta la fatina? No! Diamo un'occhiata sotto al tuo cuscino. Oh, guarda, Peppa! La fatina dei dentini è venuta e ti ha lasciato una moneta! Evviva! Ti sei addormentata, non è così? Ma forse ho dormito, ma soltanto per un pochino. Però la prossima volta, lo prometto, rimarrò sveglia, così potrò vedere la fatina dei dentini. E quale verso pensate che possa fare un cigno, piccoli miei? Con grazia ed eleganza! Peppa adora ballare. Tutti adorano ballare. Mamma, mamma! Abbiamo ballato come dei cigni. Peppa è stata molto brava, signora. Ho dovuto ballare con grazia e con eleganza. Che bella cosa! Ti posso far vedere come ho fatto, mammina? Andiamo a casa prima. Così potrai farlo vedere al papà, a George e a me, tutti insieme. Ciao, ciao! Peppa e la mamma arrivano a casa. Papà, George, adesso vi mostro come si fa il balletto. È una cosa difficile? Per me è stato facile, ma di sicuro tu, George e la mamma lo troverete molto difficile. Intanto ci serve un po' di musica. Bene. Ora, George, papà e mamma, copiate quello che faccio io. Madame Gazzella usava parole buffe, ma in realtà è sufficiente piegare bene le ginocchia e poi saltare. Ah, quello è il petit jeté. Papà, tu conosci le parole buffe? Mamma e io eravamo piuttosto bravi nella danza. Fa attenzione, papà Pig. Il nostro preferito era il pas de deux. Hoppla! A George non piace affatto la lattuga. Che peccato. Devo trovare qualcosa che piaccia al piccolo George. Ti piacciono i cetrioli? A George non piacciono i cetrioli, non piace la lattuga e non piacciono i pomodori. Allora, George, dimmi, qual è la verdura che ti piace? Tutto al cioccolato! Sei uno sciocchino! La torta al cioccolato non è una verdura, George. Forse a George le verdure piaceranno quando saranno trasformate in una splendida insalata. Oh, splendidi pomodori freschi, lattuga e anche un cetriolo. Innanzitutto li dobbiamo lavare. Peppa e George aiutano la nonna a lavare le verdure. Le abbiamo lavate abbastanza. La nonna fa diventare i pomodori, la lattuga e il cetriolo una bella insalata. Nonno, senti, puoi far venire tutti a tavola? Si mangia! La nonna ha fatto la pizza per pranzo. E qui c'è dell'insalata fatta con i pomodori, la lattuga e i cetrioli dell'orto. Dateci dentro, si mangia! George mangia la pizza, ma a lui non piacciono né i pomodori, né la lattuga, né il cetriolo. Oh, ma si può sapere che cosa ti succede a George? Non ti piace l'insalata? No! George, assaggia un pezzetto di questo squisito pomodoro. Bah! Tesoro,
Questo è un cetriolo che il nonno ha coltivato nel suo orto. Bleh! Assaggia una foglia di lattuga, George. È buonissima. Peppa tiene il tubo e la mamma apre il rubinetto. Dov'è finita l'acqua? Peppa e George vanno matti per la piscina gonfiabile. Gelato, gelato! È la signora Coniglio, la gelataia! Gelato! Quando fa molto caldo, la signora Coniglio vende il gelato. Mamma, papà, possiamo prendere il gelato, per favore? Va bene, visto che oggi fa così caldo, io vi do il mio permesso. Urrà! Posso prenderne uno anch'io, vero? Il gelato piace a tutti. Salve, signora Pig, Peppa e George. Buongiorno, signora Coniglio. Che tipo di gelato volete? Potrei avere un cono, per favore, signora Coniglio? Ma certo che puoi, Peppa. Grazie tante. Un cono anche per me e lo stesso per mio marito, per favore. E che gelato prende il nostro giovanotto George? Dinosauro! Un dinosauro? Sei uno sciocchino. Sa, lui risponde sempre dinosauro quando gli chiedi qualcosa. Beh, allora sei proprio fortunato perché mi è rimasto l'ultimo ghiacciolo a forma di dinosauro qui. Dinosauro! George, mangialo quel ghiacciolo prima che si sciolga. Dinosauro! A George piace talmente il suo ghiacciolo a forma di dinosauro che non lo vuole mangiare. Molte grazie, signora Coniglio. E buon divertimento! George, ti ho detto di mangiare quel ghiacciolo prima che si sciolga e... cada in terra. Che peccato, il ghiacciolo a forma di dinosauro di George si è sciolto ed è caduto a terra. Non importa, George. Prendi un po' del gelato di papà. Vedrai che non ci rimarrà male. Li vedo, mamma, li vedo benissimo. Ecco i pomodori, li ho trovati. Bravissima, Peppa. 1, 2, 3, 4. E ora mettili nel carrello. Ho preso 4 bei pomodori. Ottimo lavoro, Peppa. Molto ben fatto. Possiamo cancellarli dalla lista. Che cosa c'è ancora nella lista? Gli spaghetti. Gli spaghetti. Bravissimo, George. Ma si chiamano spaghetti. Spaghetti. Gli spaghetti sono il piatto preferito di Peppa e George. Chissà dove si trovano gli spaghetti. Io li vedo! Da questa parte! Gli spaghetti! Guarda, mamma, eccoli qui gli spaghetti! Ottimo lavoro, Peppa! Mettiamo gli spaghetti accanto ai pomodori. Sì, certo, mamma! Spaghetti! George, si chiamano spaghetti! Spaghetti! Qual è il nostro prossimo acquisto, Peppa? Patatine fritte! Le patatine fritte non sono sulla lista. E poi ne abbiamo un pacchetto pieno a casa, Peppa. Ritenta. Veramente non mi ricordo più, papà. E tu ti ricordi, George? Dinosauro! Dinosauro? George, guarda che non c'è nessun dinosauro. Qui al supermercato non ne vendono. Oh, no, no, George. La prossima cosa che dobbiamo prendere sono le cipolle. Le cipolle! Ecco cos'era, ora me lo ricordo. Eccole! Ottimo lavoro. 1, 2, 3, 4. Le cipolle! Molto bene. Abbiamo praticamente esaurito la lista. Ora è rimasta soltanto una cosa. Un po' più difficile di quanto pensassi. Anche la mamma di Susie Pecora ha comprato una telecamera e quando la vuole accendere preme questo bottone. Oh, bravissima, Peppa. Grazie per aver acquistato la Movie 3000. Sono impaziente di girare il vostro primo film. Ci sarà un modo per spegnere quella voce? Veramente non lo so. E grazie per aver acquistato la Movie 3000. Sulla telecamera di Susie basta premere questo bottone per farla smettere di parlare. E grazie per aver acquistato... Finalmente!
finalmente ha smesso di parlare. Bravissima, Peppa. Che cosa riprendiamo adesso? Riprendi me! D'accordo, Peppa. Buongiorno, sono Peppa Pig. Accomodatevi pure. Buongiorno, sono Peppa Pig. Ancora. Va bene. Buongiorno, sono Peppa Pig. Ancora. Buongiorno, sono Peppa Pig. Ancora. Forse dovremmo girare un'altra scena. Proposta. Papà esce dalla stanza e noi giriamo un filmino e poi glielo mostriamo. Va di là. Il papà deve aspettare in cucina mentre la mamma, Peppa e George girano un film segreto. Mi raccomando, non sbirciare, caro. Ognuno di voi deve fare una scenetta. George, ti va di cominciare? Ne avete per molto? Sono impaziente di vedere l'opera. Finito. Puoi entrare ora. Vedrai, sono stati veramente bravi, caro. Vediamo la scenetta di George prima. Prova a fare come me, Danny. Io sono il grande lupo cattivo e vi mangerò tutti a colazione. Hai visto? Sì, eri veramente spaventoso. Pedro Pony farà la parte del cacciatore. Dovrà salvare Peppa dalle grinfie del lupo cattivo. Io sono il cacciatore e... Pedro è un po' timido. Nee. Devi dire, vattene via subito, lupo cattivo. Ripeti. Vattene via subito, lupo cattivo. Bravissimo, Pedro. Rebecca Coniglio farà la parte della nonna. Che cosa devo dire, mamma? Vediamo. All'inizio del primo atto, il lupo cattivo ti chiude a chiave in un armadio. Poi, proprio nell'ultima scena, vieni salvata dal buon cacciatore e la tua battuta è... Grazie. Grazie. Molto bene, Rebecca. Tutti vanno a vedere la recita scolastica. Signore e signori, benvenuti alla recita scolastica. Ed ecco a voi Cappuccetto Rosso. Intanto voglio presentarvi i nostri attori. Miau. Prego, prego, a nome dei nostri attori, niente fotografie, per favore. Ed ora che si apra il sipario. La nonna è a casa. Ma chi suona alla porta? Io sono il grande lupo cattivo. Bravo, vai forte, Danny! Ai ai. Danny ha dimenticato la sua parte. Nonna, devi andare subito in quell'armadio. Vai in quell'armadio!